Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di LEGO Marvel Super Heroes 2. Siamo con gli inumani Freccia Nera e Medusa, i sovrani di Attilan, la città degli inumani. E adesso un teletrasporto? Vediamo dove mi può portare. Adesso dobbiamo andare praticamente giù. Dobbiamo liberarci di questi nemici prima di poter proseguire. Ti hai chiamato, tiro? Beh, sappi che sono stato recentemente promosso a sottoposto assedio. Tu è il momento di partire. Inviate altri soldati al cancello principale e annientate gli intrusi. Dovremmo liberarci anche di questi altri. Ehi, quella parola non mi piace affatto. Siamo più una grande famiglia conquistatrice di mondi. Le comunicazioni di Khan mi stanno facendo innervosire. Qualcuno può dichiararmi in guerra? Cosa? Abbiamo di nuovo perso il controllo del cancello? Andate lì e fermate gli intrusi a qualsiasi costo! Mi aspettavo una forte resistenza, ma non fino a questo punto. Perché sono tutti così agitati? Amo una buona invasione come chiunque, ma non è altrettanto divertente quando si è dall'altra parte. Inaccettabile! Inviate altri soldati al cancello! Annientateli! In che senso? Non è rimasto nessuno! Sigillate l'entrata presto! Me ne occuperò personalmente! Qualcuno chiami un ingegnere! Continuiamo con la storia! Prendendo da Freccia Nera e gli inumani, ricorderete la loro missione per assicurarsi Attilan e ripristinare il regno di Freccia Nera? Il tipo con la voce più potente in giro dopo quella del sottoscritto. Bene, dopo il loro trionfo su Maximus il Folle, i reali di Attilan hanno rivolto la loro attenzione ai Kree. Portando la battaglia nel settore ala di Cronopolis, il potente e silente Freccia Nera è pronto a dare una lezione a quei dannati Kree. Quello l'avevo già letto. Ma i guardiani della galassia non avevano già provato ad affrontare i cari Kree. Guardiani, più che altro cialtroni. Comunque speriamo non abbiano peggiorato le cose. Lo vedremo. Sì, concordo. La sicurezza di questo posto sembra compromessa. Non è affatto da Ronan non averci sfidato. Disabilitare la turbina, infiltrarsi nella sicurezza e far piovere una punizione su Ronan? Tu sì che sai come iniziarti. Sembra che Ronan stia già intrattenendo altri ospiti. La sala di controllo di Ronan si trova dietro questa turbina. Ci serve un modo per superarla. Qui serve Iron Man.
Oh. Qui serve la magia di Freccia Nera. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Un contenuto extra. Qui serve l'aiuto di Medusa, la moglie di Freccia Nera e regina degli inumani. Qui serve Miss Marvel, avrei dovuto saperlo e immaginarlo. Aspettate. Ho capito adesso come fare. Prima no, non lo sapevo, ma ora sì. La chioma di Medusa gli permette di planare. Questo non dovrebbe dare alcun problema alla regina degli inumani. Cavolo, mi sono lodata troppo. Meglio tenerla. Concordo. E adesso tocca al marito. Marito e moglie insieme. Dovremmo riuscire a passare oltre. Non dire a me di stare attenta. So bene quanto questa situazione sia pericolosa. Raccogliamo più monete possibili. Groot, qui serve Groot. Avrei proprio bisogno di un supereroe in questo momento. Sì.
serve in questo passaggio? Qui serve Medusa. Diamine, non sapete usare il proprio cuore reale. Fatemi uscire da qui! Ricorda, non troppo forte. Dobbiamo solo danneggiare il generatore e non tutto il continente. Ehi, mi dareste una mano? Ho detto danneggiare, non rovesciare. Fatemi uscire da qui! Però mi sembra che abbia funzionato. Ronan si trova poco più avanti. Freccia nera. Il capo degli inumani. Ronan, l'accusatore è caduto? E allora chi è al comando delle forze Kree? Un evento cronogalattico è attualmente in corso. La suprema intelligenza dell'impero Kree non deve essere distratta. Noi siamo qui come liberi e legittimi sovrani di Attilan. Silenzio, guardiani. Debellate queste... Ma cosa? È stato lui a prendere il controllo dei Guardiani della Galassia? In grado di combattere anche contro un vecchio alleato. Qui? Sei proprio tu? Cosa ti hanno fatto? Allora io devo picchiarti? Quali guai che c'era oggi? Allora dovrò picchiarti per liberare dal suo incantesimo. Vuole sfidarci a una bella gara di ballo. Bei movimenti, li sai proprio fare. Cosa?
È ritornato fra noi. Cosa caspita è successo? Non c'è tempo per spiegare. Devi aiutarci, Spacelord. Vediamo sta. Con le mie calcoli questo piano avrà successo quasi al 100%. Rock, Groot. Oh, cavolo, proprio loro due. Siete pronti a distruggermi, i miei bizzarri servitori? Ma quanto ci pagano? Io sono Groot. Io sono Groot. Lo prenderò come essi. Andate a prenderlo. Uno di freccia nera. Devo colpire... no, mi ha sconfitto! Bene, un braccio l'ho tolto. E ora tocca all'altro braccio. Bene. Direi benissimo. Vai, Rocket! E adesso tocca... no, Groot no.
Root no, ma Star-Lord! È ora di farla finita! Prendi questo! No, forse il capitano no, ma... questo... no. No, Star-Lord no. Groot nemmeno. Ma... Freccia Nera sì. È ora di farla finita! Tenteremo volentieri di aiutarvi a debellare Kang. Ma prima dobbiamo occuparci del nostro regno. Addio per ora, guardiani. Io sono Groot. Ma che dici? Lui parla poco. Il tuo vocabolario non è molto più vasto. Infatti, tutto quello che riesci a dire è io sono Groot. Trofeo guadagnato, ala che ti passa. Creature di ala. Livello completato, unità libera sbloccata. Uno. Un solo contenuto extra.